Poi ti contatto io. La campionessa di Rai 1 dell'Eredità, so che tu sei anche un'esperta di calcio, che cosa ne pensi di ciò che abbiamo detto sulla partita di ieri e su anche quello che ha detto l'ex grande calciatore del Napoli, Faustino Cattolini? Buonasera. Parla, come no? Ma parla sì, digli, buonasera, da dove chiama e come si chiama? Da dove chiama? Dai, Gaia, Davide. Oh, grande Davide! Buonasera, Ciao. benvenuto come al solito, Davide, grande, fedelissimo di Settimana Azzurra. Paolo, indipendentemente che ti vedrei come ha detto stampa a calcio Napoli, A magari me. sì, sì. Perché A poi? dovere lo vedrei come Ho preparatore. già detto così a mo' di battuta la settimana scorsa, speriamo che il direttore editoriale Livio Variale, che avremo tra poco al telefono in diretta, ci possa regalare almeno per Settimana Azzurra una terza linea telefonica, così avremo più modo di parlare con voi. E siamo sempre onorati, ci spiace che magari spesso state là al telefono per un sacco di tempo non piegare, però se avete un po' di pazienza in più, magari prima o poi la prendete. Dici Paolo, dico tutto. solo questo e poi lascio spazio agli altri, Sì, certo sì. che se sia la Juve continua a segnare gol così il Napoli può fare anche Hai 70 visto punti, Martina non Soliero, vinceremo mai. siccome so, lo dico io, so per certo che il Napoli ai tempi di Edoardo Reja in Serie C pensò, prima di Gennaro Rizzo, pensò